a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda acquisti fatti per il make up. C'erano gli sconti, storia affascinante. C'erano degli sconti per quanto riguarda Clio. E quindi questi sconti riguardavano le labbra e ho voluto prendere qualcosa. Qualcosa ho voluto prendere. Avevo deciso di non prendere make up in questo periodo, ma prenderlo soltanto se c'erano degli sconti buoni, forti. E Clio l'ha messi, ha messo lo sconto per quanto riguarda i rossetti, quindi per quanto riguarda le labbra c'erano burro di cacao e altre cose, ma io mi sono focalizzata sui rossetti e tinte labbra. Ne ho un bel po' per quanto riguarda sia rossetti che tinte labbra, ma ne ho volute prendere altrettanto. Questo è il sacchetto e ho preso tre tinte labbra e 4 rossetti. Li volevo prendere, erano nella mia wishlist. Ho fatto una cernita di tanti rossetti, ho pensato su per giù a quello che mi piaceva in questo periodo e sono arrivata alla fine di prendere soltanto questi. Dico soltanto questi perché avrei preso tutto, però mi sono limitata e ho fatto, diciamo, una scelta, perché ho già tolto alcune cose che non voglio utilizzare e che non mi interessa utilizzare, e quindi sono arrivata al punto di prendere soltanto questi prodotti. Allora, i 4 rossetti in questione sono Maui Sun, Cremosino, Cleopatra e Bijou Bisou Bisou. Credo che si leggono così. Allora, andiamo al primo, che si chiama Bisou Bisou. Allora, questo è Bisou Bisou, giusto? Bisou Bisou. Ed è questo colore che io lo identifico come malva. E vi faccio ovviamente di tutto lo swatch. Sì, è un malva. Ed è questo. È un rosa carne, diciamo così, dai. Un rosa carne. Molto bello. Abbastanza cremoso. Vi faccio vedere gli swatch veloce veloce senza parlarvi per ognuno di questi rossetti, perché ho un bel po' di cose da farvi vedere, quindi non mi voglio limitare soltanto nei rossetti di Clio. Poi ho preso Cleopatra, non mi ricordo se questo è il mio preferito, ed è questo colore qua. Questo è il colore veloce veloce. Ed è ed è un marsala che in questo periodo, non so voi, ma lo sto vedendo in tantissime modelle, perché poi se voi io ad esempio guardo tantissimo i video di make up anche su Instagram, e poi lì di sotto c'è scritto i prodotti che vengono utilizzati. E questo rossetto marsala, non questo proprio di Clio, ma il rossetto marsala nel colore, lo sto vedendo in tantissimi video, quindi mi sta piacendo tantissimo. Poi ho preso Cremosino, i pack sono bellissimi, questi li metterò qui nell'esposizione. Ed è un nude, ma va, ciao Stefania, sbizzarrisciti con i colori. Ed è un nude che ha del marroncino, un nude salmone marroncino, che sulle labbra mi piace, cioè io ho visto gli swatch sulle labbra e mi piaceva. Ora bisogna vedere se sulle mie sta bene, perché sapete tutti che ho il tatuaggio sulle labbra, quindi dobbiamo vedere se stona un pochettino. L'ultimo per quanto riguarda i rossetti è Maui Sun. Vediamo che colore è Maui Sun. Pack sempre uguale. E il colore è questo. Io come colorazione non mi sbizzarrisco tantissimo, sono sempre nella mia comfort zone, non si esce mai da lì. Ed è un po' più chiaro del cremosino. No, come si chiamava l'altro? L'altro di Cleopatra. Un pochettino più chiaro, però sempre sul marsala, questo qui,
Vedete, questi due, la tonalità sembra un po' simile. Questi sono quelli che mi sono piaciuti di più guardando gli swatch, anche se guardandoli proprio adesso qui nella mano, gli swatch non sono proprio perfetti perfetti, perché io ancora non l'avevo nemmeno swatchato, non sono proprio perfetti. Poi ho preso i rossetti liquidi e ho preso Clio Confidence 90210 Beverly Hills ovviamente e Pat in Paris. Andiamo con Clio Confidence ed è questo nude. Vediamo se il colore mi piace oppure no. Oh my god, è il mio colore. Ed è questo. Io con i rossetti liquidi mi trovo benissimo, veramente molto molto bene. Poi andiamo con il famosissimo 90210. Io amante di Beverly Hills, Lick Perry, non potevo non prenderlo ed è un nude marroncino. Sempre per non sbizzarrirci nei colori. Ed è questo qui. Molto molto bello, questo colore mi piace tantissimo. Adesso devo comprarmi le matite un po' più scure. E poi ho preso Patty in Paris, che è questo nude per fare il contrasto con Beverly Hills 90210. No, è solo 90210 ed è questo nude molto molto bello, mi piace tantissimo. Sapete che io come nude ne avevo pochini e quindi ho dovuto ampliare la mia scelta, la mia collezione. In poche parole ho visto che questi rossetti durano, mi sono piaciuti sulle labbra, non ho avuto difficoltà né nel metterle né nel stare, diciamo, con questo effetto sulle labbra, mi sono piaciuti e quindi l'ho voluto prendere. Poi ho fatto un ordine su Bio Boutique La Rosa Canina e ho utilizzato lo sconto di Licorice Beauty. Infatti mi è venuto questo ordine, l'ho preso proprio tutto con lo sconto. Ho preso questo pacchettino dove ho preso alcuni prodotti che mi interessavano. Allora, e in più in questo c'è anche un regalo che mi avevano fatto i miei figli e quindi vi faccio vedere. Allora, per prima cosa vi faccio vedere tutti i balsami labbra che ho preso scontati. Non mi ricordo se sono tutti questi. Comunque, ho preso scontati un bel po' di balsami labbra perché quando arriviamo all'estate io devo avere più balsami labbra possibili e immaginabili nella mia postazione, sia qui che in bagno, che nella mia stanza, che in qualsiasi borsa. Ho preso questo qui dei Provenzali alle mandorle dolci. Sapete tutti che mi trovo benissimo con questi balsami labbra, mi trovo veramente molto molto bene, sono idratanti, confortevoli sulle labbra e mi trovo molto molto bene. Poi ho preso di Benecos questo qui che è alla vaniglia ed è un balsamo labbra naturale alla vaniglia ed è questo. Ho un dolore all'orecchio ed è questo qua. Vediamo se lo apro la confezione com'è. Non l'ho ancora nemmeno aperto ed è questo. Poi non mi sono fermata qua. Ho preso tre di questi qui tutti profumati e ho preso queste proprio della marca, se non mi sbaglio, che Bio Boutique La Rosa Canina. Ho preso questo qui che si chiama Zuccherino ed è balsamo labbra zucchero filato. Spero che non sia troppo dolce e stucchevole. Le confezioni sono carine. Poi ho preso Tiramisù. Qui si vede meglio. Vediamo se riesco a far vedere Zuccherino. Ed è questo. E poi ho preso Gingerbread. Queste erano tutte scontate e le ho voluti prendere Gingerbread. Vediamo come sono e poi vi farò sapere. Poi andiamo avanti. Vi faccio vedere i campioncini che mi hanno dato nel frattempo, che sono una crema, che è questa.
Poi un prodotto di puro bio, che è questo qui. Poi un prodotto, uno shampoo, che è questo. Poi uno shampoo riflessante, che è questo qui di Giada. E poi un altro prodotto di puro bio ed è una crema viso. Cosa ho preso oltre i burri labbra? Ho preso anche questo che è un contorno occhi idratante che si chiama Fragolosa. Questa linea l'ho vista sempre sponsorizzata, cioè nel senso nei video di Licorice Beauty, quindi l'ho voluta prendere. Ed è un contorno occhi fragola e panna. Fragola e panna sarebbe tipo il lecca lecca che mi piace tantissimo. Ed è un contorno occhi idratante con la presenza in formula di attivi altamente idratanti, come acido ialuronico e l'acqua di fiordaliso. Permette di mantenere inalterato il fattore naturale di idratazione della pelle. Quindi la voglio provare. Ma perché ho preso queste, diciamo, sciocchezze? Perché volevo prendere alcuni prodotti di Nabla e c'erano gli sconti. Quindi ho deciso di prendere il correttore nella colorazione Light Peach. Questi prodotti erano scontati, quindi ho fatto un bell'ordine. Il correttore è questo, ovviamente c'ha la spugnetta e il suo dispenser, ed è il Regeneration correttore di Nabla. Di questo vi farò sapere. Se voi sapete qualcosa per quanto riguarda l'applicazione, mi volete aiutare per quanto riguarda l'applicazione, ditemelo, che io vi ascolto. Poi, ovviamente, guardi i video di Licorice Beauty e non prendi il Freck Maker, che sarebbe il prodotto per fare le lentiggini. Li volevo fare oggi, però ho un po' di paura. Li farò quando non devo uscire. Ed è questo qui di Nabla, ovviamente il Freck Maker, e con questo potete fare le lentiggini, come vi spiega benissimo Licorice Beauty e Luca. Ed è questo oggettino qua. Poi lo proverò e vi farò sapere se mi trovo bene oppure no, perché li voglio utilizzare e fare un video dove lo applico. Poi volevo prendere l'altra sorellina della palettina di Nabla. Io avevo preso quella blu e quindi volevo prendere anche questa. Ero indecisa e quindi l'ho presa. Quando i prodotti sono scontati, chissà perché mi decido che mi piace. Prima faccio non lo so se la uso e tutto. Invece, quando poi vedo che è scontata, chissà perché, ma la posso utilizzare benissimo. Questa è la Cutie Palette nella colorazione 7. E vediamo un po' com'è. Qui ovviamente ha uno specchio e questi sono gli ombretti, e devo dire che sono bellissimi, 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 bellissimi. Non la voglio swatchare perché prima voglio vedere un'altra cosa e poi vi farò sapere in futuro. Comunque ho preso questa. Poi avevo preso la prima e mi è piaciuta tantissimo. La seconda, non mi ricordo se questa è la seconda. Avevo preso la prima. Questa è la seconda o la terza? Non mi ricordo. Comunque, la palettina, questa qui, degli illuminanti, dei glitter di Nabla. Questa, se non mi sbaglio, è la terza, perché la seconda non mi è piaciuta, forse sì. Comunque, ho preso la terza ed è questa. Non dice però qual è, vero? No. Comunque, ho voluto prendere questa con questi glitter qua. Io ho la prima che è uscita e poi è uscita questa. La seconda non mi piaceva perché i colori non mi dicevano niente e quindi ho voluto prendere questa. Poi ovviamente faremo un video. Però perché avevo fatto tutto questo ordine? Perché i miei figli mi hanno regalato questa. Siccome non sono stata bene, automaticamente loro mi volevano fare una sorpresa e mi hanno regalato la palettina di Nabla, che è la Reading Me Mind. My mind, scusate. Read me mind, un gioco di parole. Comunque, la palettina di Nabla, chiamiamola così.
Molto molto bella, mi è piaciuta tantissimo come aspetto e devo dire che i colori mi strapiacciono. Abbiamo uno specchio abbastanza grande, eia. E poi abbiamo tutti questi colori qua e devo dire che mi piacciono tantissimo. Belli, 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 mi piacciono tantissimo. Cioè, hanno una pigmentazione bellissima, cioè bellissima. Che ve lo dico a fare? Bellissima, bellissima. Quando l'ho vista, devo dire la verità, non mi diceva niente. Ho detto vabbè, non la prenderò perché non è che mi dice qualcosa. Sicuramente ne ho viste anche di più carine. Avevo pensato, sincera, di non prenderla. Poi, vedendola scontata e vedendo che anche svariati video era diciamo molto carina per quanto riguarda il make-up, per quanto riguarda alcuni video che avevo visto, sempre che l'avevano utilizzata, mi sono decisa e l'ho presa. Visto che era scontata, l'ho presa e i miei figli me l'hanno regalata perché mi hanno detto, dice no, mamma, dice te la compriamo noi. E quindi ho voluto prendere questa. Quindi ditemi voi se avete acquistato questa palettina, se avete fatto dei make-up, così li vengo a vedere, li vengo anche a sbirciare. Io sono molto contenta quando fate dei video make-up perché mi piace proprio tutto il processo del make-up, li guardo molto molto volentieri. Quindi ditemi cosa ne pensate, se avete preso i rossetti di Clio e se vi sono piaciuti. Devo dire che vedendoli così sembrano un po' più aranciati, devo vedere se mi stanno sul viso questi colori. Le tinte labbra mi piacciono tantissimo, già le ho utilizzate, le altre che avevo preso e mi sono trovata benissimo, quindi vediamo queste come sono. Ditemi se anche voi fate la scorta dei balsami labbra o avete qualche fissa del periodo. Io non ho una fissa del periodo, ma ce l'ho sempre. I balsami labbra non lo so perché. Comunque, che dirvi di più? Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao ciao!